Allora, eh, buongiorno a tutti. Di nuovo, benvenuti al, eh, diciamo all'incontro di pillole di Renactor. E oggi eh, diciamo, l'ultima volta mh, siamo partiti dalla testa e oggi torniamo, eh, cioè, partiamo invece dai piedi. E parlerò delle scarpe, eh, praticamente dei jump bot, del jump bot dei paracadutisti americani. Eh, come al solito nel mercato c'è eh, la replica e ci sono i, diciamo, gli originali anche dell'epoca, però che io sconsiglio anche perché sono veramente veramente costosi quelli là, anche se eh, magari qualcuno potrebbe. Oppure ci sono, delle, mh, ci sono i Corcoran originali, perché queste scarpe praticamente non erano solo i Corcoran, il Jumpbot non li faceva solo i Corcoran, però i più famosi tra tutti sono i Corcoran che hm, hanno una qualità molto diciamo, migliore e sono tuttora utilizzati, cioè l'azienda tuttora produce i corcolan con hm, diciamo, lo stesso colore, la stessa qualità, se non superiore addirittura, e li vende per, per i renactor. Allora, io ho preso praticamente una replica perché i Corcoran siamo sui 160 addirittura in certi negozi siamo sui 200 euro. Però si trova anche a 160-150 ehm, euro. Io invece ho preso una copia dei corcoran, ehm, lo si trova facilmente e costa praticamente la metà, sugli 80-70 euro, anche di meno costa. Però eh, ci sono delle differenze. Allora, in primis. Il colore. Il colore dei corcoran è, 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 è molto più scuro, mo, ma molto più scuro. La qualità è anche diversa. Per esempio, questa qui questo, questo scarpone, io quando l'ho visto, mi sembrava eh, più che altro cartone pressato. Invece, comunque è fatto di, di cuoio, di cuoio di bassa qualità, secondo me, però sempre di cuoio. Eh, tra l'altro con questi scarponi qua io mi ci sono fatto la marcia di 40 anni in normandia e già ho visto le, il grande, i grandi deficit intanto prima di tutto consiglio a chiunque voglia comprare un paio di scarpe un diciamo degli stivali e eh, per fare rievocazione e si volesse impelagare impelagare significa diciamo buttare nei eh, diciamo i revocazioni estreme che ne so andare marce sul fango fare cose un po più complicate consiglio intanto di comprarsi degli stivali ot di ottima qualità e poi di, ehm, di ingrassarli per bene e, e diciamo adattarli bene al suo diciamo al piede allora c'è un metodo che mi hanno spiegato i veterani ed è eh, prendere questi stivali e metterli proprio metterli a testa in giù in modo che la suola non si bagni nel latte, proprio immergendosi nel latte perché il latte, oltre ad ammorbidirli, perché gli stivali quando, quando ci arrivano sono parecchio duri: ma parecchio duri, ehm, si ammorbidiscono. Il latte è un grasso naturale, quindi si ammorbidiscono ancora di più. Dopodiché si escono, si mettono ad asciugare, tipo a scolare un po' non sotto il sole. Si ci mette il piede ancora diciamo un, umido, lo stivale ancora deve essere umido, ben stretto e si ci cammina per, un, per una giornata in modo che lo stivale prenda la forma del piede. Questo cioè tutto questo tutto questo perché? Perché quando facciamo le marce e io ho fatto la marcia di Carentan 18 km in assetto da battaglia della Seconda Guerra Mondiale, le papole ai piedi, il quindi le vesciche ai piedi sono praticamente regalate. Quindi avere un buono stivale è diciamo fornirsi anche di calzette vendono in questi negozi qua calzette tipo ehm, antivescighe eh, è l'ottima soluzione però intanto dei eh, decorcolan questo qui io ho usato questi per fare la marcia di carentan e i, le prime deficienze insomma intanto che non sono impermeabilizzati bene e questo insomma ho fatto sì che mi bagnassi il piede seconda cosa il, il tacco qui non è diciamo ben, ben messo come quello del diciamo dei corcolan i corkoran per esempio ce l'avevo nei miei amici tutte queste diciamo qui proprio si sta staccando e ho fatto delle marce diciamo sì, intense, però eh, voglio dire, pensavo che mi durassero di più. Guarda, qui si sta tutto spicchiando, si sta tutto scollando quindi, la qualità conta molto. La replica comunque non è diciamo fatta male. Guardate, ancora qua c'è il fango praticamente della marcia. La replica non è fatta male, è, è, però eh, non, non è, diciamo non è fatta male, però neanche eh, può essere utilizzata per un uso intenso. E poi la differenza tra i corcoran è che i corcoran praticamente avevano ehm, delle, dei, dei lacci che sono di cuoio, però qui mi è andata bene perché i lacci di cuoio, eh, cosa facevano? I veterani usavano i lacci di cuoio, avevano dei lacci di cuoio, però questi lacci di cuoio si rompevano. Cioè, a volte si rompevano per l'acqua, per l'usura, quello che è, si rompevano. Coi lacci di stoffa, che vennero pure usati i lacci di stoffa, attenzione, però non erano diciamo famosi come quelli di cuoio, questo fatto non c'è. Infatti, i soldati, i veterani, cosa facevano? Una volta che si rompeva il laccio, non mettevano neanche quello di stoffa, addirittura prendevano il, i fili del paracadute, i, diciamo le, le, le cordine del paracadute, che e Lo mettevano a posto dei lacci, che erano indistruttibili. In molte foto, in molte foto dei soldati americani veterani, dei paratisti diciamo, americani veterani ci sono queste, queste intrecciature. Per il resto, eh, la replica non, non è male. Devo dire che comunque è anche più comoda: dei Corcoran, perché i corcoran proprio sono eh, duri è eh, come in eh, scusate, al solito la macchina che si stacca e, mm, è parecchio ostico. Stavo dicendo sverginarli, però il, in questo caso eh, no. Quindi, io questa replica che costa 80 euro la consiglio per chi volesse, diciamo, risparmiare. però bisogna fare dei trattamenti come scurirla un po', ingrassarla e, e cambiare i lacci. Se si vuole essere più precisi possibile. Eh, però la sconsiglio vivamente se si vuole fare delle marce intense o comunque eh, fare un reactor abbastanza impegnativo, detto questo. Un saluto e alla prossima!